Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui in Togo. Ci troviamo nella capitale, a Lomé, dove siamo stati due notti e siamo stati veramente molto bene qua. Tra l'altro questa notte abbiamo usufruito anche della brezza dell'oceano, non è assolutamente male, buon clima qui sulla costa. Ma è momento di spostarci, dobbiamo andare verso il prossimo stato. La prossima destinazione dovrebbe essere la capitale del Benin, Cotonou, dove in realtà inizierà una delle fasi su cui stiamo riflettendo da più tempo, da quando siamo partiti per andare dal nord dell'Africa fino al Sudafrica. Ci dovremo preparare ad attraversare la Nigeria, che a detta di praticamente tutti i viaggiatori con cui abbiamo parlato, con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, è un paese un po' più complicato. Non è assolutamente bypassabile se uno voglia fare questo viaggio, a meno che non spedisca il proprio mezzo da qui, ad esempio, a un paese più a sud, è cosa che noi non vogliamo fare. Ma non solo, visti i problemi che ci sono in Camerun, in realtà lungo il confine con la Nigeria per via dei separatisti, non c'è una vera e propria frontiera di terra aperta tra Nigeria e Camerun. Ci sarebbe soltanto una possibilità dove è concesso passare, e di fatto è una pista molto brutta, attraversabile solamente nella stagione secca, ed è anche uno dei motivi per cui noi abbiamo viaggiato così velocemente in questo periodo. Di questo parleremo bene nei prossimi giorni, perché è una fase veramente molto importante. Intanto facciamoci un caffè. I visti per il Benin li abbiamo fatti online, è stata una procedura molto rapida, sono arrivati subito questa volta, non come quelli online della Guinea. Li stampiamo, così almeno ce li abbiamo cartacei. Pazzesco sto sole. Sei pronta? Sì, pronta e già sudata. Io non sono sudato, mi sono lavato completamente alla fontanella. Quindi salutiamo il Coco Beach. Adesso dobbiamo uscire dalla periferia. Questo filo è un po' basso, ma ci siamo già passati. Questo camion ha fatto la protezione per i fari posteriori con la scritta MAN. È un po' importante, insomma, come scritta dietro lì. Oh, credo che funzioni. Sappiamo benissimo che le cose potrebbero cambiare presto, però ragazzi, che strada qua in Togo! È perfetta! Tanta roba! Questa strada era troppo bella, infatti stanno costruendo il casello. Mi sa che devono recuperare un po' di soldi della costruzione. Siamo passati appena in tempo. Sì. No, forse non l'abbiamo scampata. Mi sa che il casello non è pronto, ma ti fanno pagare qua. Eh sì, è proprio un casello mobile. Diciamo che siamo una casa rodante. Proviamo. Combien? Era proprio preciso, eh? E comunque avevamo detto giusto, la strada finisce. Magari è un pezzettino che stanno facendo lavori. Ah. Che bello qua, Abbiamo fatto una ventina di chilometri di questa bellissima strada. Siamo già arrivati al confine. Adesso vediamo quanto saranno veloci le pratiche. E eccoci già arrivati. Vediamo se è un po' più chiara un po' tutta la procedura rispetto a quell'altra. Buongiorno. Come sta va? Ça va, c'è vous. Siete a maison, siete un camping car. Siete un camping car. Siete a maison. A maison. Non è chiaro per niente, abbiamo un sacco di gente. Buongiorno. No, no. No. Oui, oui, touriste, ma... allora perché si dicono di saltare? Serré o non serré? Non si capisce cosa... Non va aller in Nigeria? Oui, je dois aller in Nigeria. Mais parla? Yeah, immigration di Guinea. Di Guinea? Yeah, I want to see your passport. We stop here? Yeah. Adesso la dogana vuole vedere dentro. Apri.
Ovviamente qua quando ti fermi ti vogliono vendere qualsiasi cosa. Queste frontiere sono sempre incasinatissime perché ti si avvicinano 3.000 persone e non capisci mai chi sono gli ufficiali e chi invece tu vuoi vendere qualcosa. E questa del Togo è particolarmente, cioè praticamente qua nella piazza è impossibile capire cosa devi fare. Tu vuoi prendere se sa e esprimere se sa. Simone sta girando con un doganiere, non so dove lo sta portando adesso. Qua probabilmente tutto ancora in costruzione, tutto nuovo. Dove sta andando? Tanto davo, dobbiamo sapere. J'ai beaucoup de caméras, c'est tout la caméra. J'ai tout la caméra ici. Il y a 10, il y a aussi ici. Il y a beaucoup de caméras. C'est tout enregistré. C'est pour moi sécurité, pour toi sécurité. Merci. C'est ça, c'est le Togo. Bene ragazzi, è stata più lunga del previsto, però poi in realtà si faceva tutto nello stesso edificio. Abbiamo avuto un po' di problemi più che altro perché hanno visto le videocamere, ci hanno fatto un sacco di storie. Quindi adesso possiamo, questa era la parte del Togo, il Benin è andato tutto molto rapido. Abbiamo già fatto tutto, carnet, todos, quindi adesso usciamo, proviamo. Se ora lo possiamo dire, non so se siamo usciti, non si capisce. C'è una rotonda come quella che era l'ingresso di prima. Vediamo un po' di militari. Eccoci, benvenuti in Benin, che non è che mi sembra molto diverso dal Togo, per ora devo dire. I camion sono belli carichi. Sai una cosa? Forse il pane è diverso. C'è anche la baguette, mi sembra che ci sia anche la baguette. E poi ce n'è uno ciccione. Questo paese che è veramente forse la vera patria del voodoo. Qua la religione voodoo è praticata veramente tanto, una buonissima percentuale delle persone praticante. Ed è anche riconosciuta dallo Stato, è ufficiale proprio. Iniziamo subito a valutare il paese in base alle condizioni della strada. L'asfalto non è male, però abbiamo già dovuto scavalcare qualche topes, che abbassa un po' il punteggio. Da qua si vede l'oceano, veramente bellissimo. Ma ragazzi, ci siamo fermati subito lungo la strada perché abbiamo letto che qui dietro, da qualche parte, c'è un posto dove fanno il formaggio. Il formaggio locale, che non è che sia proprio una roba così comune. E quindi siamo curiosi di andarlo a provare. Ma tanto esce della buona musica locale. Come sarà sto formaggio? Ma ce lo faranno un panino al formaggio? Così mangiamo. Non lo so. Ma quasi una piccola moschea. Qua ci sono tutte le coltivazioni. Che posto, ragazzi, qua, in Benin. Guardate che belle le coltivazioni. Le tu sono di Ferran? C'est la même chose, les prix. Ah, perché sei più grande o più petit? Ah, c'est le même. Guarda quanti ne hanno. Wow. Praticamente lo fanno in casa. Effettivamente ne fanno un sacco di questa ricotta del Benin. Che adesso proveremo. Luce, hai trovato la ricotta? Da quant'è che non la mangi? Cioè, in realtà non so bene che cos'è. Però è un formaggio freschissimo, cioè appena fatto. Adesso lo proviamo. Cioè è caldo. Sì, è appena fatto. E non perché lo tengono al sole. Va bene, torniamo da Valentino. Questa è una scuola e ragazzi c'è stampata una bella frase. Aprire una scuola significa chiudere una prigione. Ma visto che non siamo riusciti a farci il panino al formaggio, ci fermiamo subito a mangiare qualcosa qua. Ci troviamo nel ristorante La Gloria di Dio. Lucia ha preso le brochette di pesce. Io non ho idea di cosa gli porti. Io invece ho preso il poulet alla bicicletta. Le poulet bicicletta. Sono molto curioso di provarlo. Ho anche tanta fame. Allora, sono arrivate le brochette. Le poisson. Buono! È arrivato anche il mio pollo alla bicicletta. Con questa salsina e le patatine fritte. Dov'è se mezzo pollo?
non mi sembra proprio mezzo, però va bene, lo portiamo così com'è. Buon appetito. Ragazzi, non chiedeteci assolutamente come mai, nel supermercatino di questo ristorante c'è un prodotto italiano, questo forno Bonomi, arriva direttamente dalla Lessinia, ragazzi. Non ho idea di perché un prodotto come questo si debba trovare qua in Benin. Tra l'altro ce n'è uno. Uno solo, è l'ultimo, prendiamo, vamos. Bene, dopo aver mangiato questo mezzo pollo, che era il mezzo pollo più piccolo che abbia mai mangiato, però devo dire che era buono, ci rimettiamo in strada, andiamo verso Cotonou. Ma come ci saranno arrivate? No, vabbè, se qualcuno conosce questa azienda, che magari è allo stabilimento di fianco a casa, ce lo scriva. Ma tra l'altro era proprio una botteghina, cioè era un ristorante con qualche prodotto. Lo assaggiamo subito. E tra l'altro costava 2 euro, non è che dici costa che arriva da chissà dove. Magari è arrivato qualche italiano, l'ha scambiato con un pasto locale, gli ha dato in cambio i biscotti. Guarda qua, insomma, l'ho gusto proprio subito. C'è scritto con burro italiano. Ammazza se sono buoni questi biscotti, oh. Hai capito il teletrasporto verso casa? Cioè lo senti che è un gusto proprio che non è di qua. Buonissimo. Un grande dono di questa stabilimento piccola... di montagna. Topes. Spam. Mercadito. Adesso al prossimo mercadito ci facciamo ancora caso se troviamo altri di questi biscotti. Lì non ne avevano altri, sennò avremmo comprati tutti. Adesso che poi sappiamo che sono anche buoni. Stiamo vedendo un sacco di venditori di combustibili, per così dire, di contrabbando, nel senso che lo vendono nei bidoni e lo vendono a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che c'era in Togo. Probabilmente è combustibile che arriva dalla Nigeria, dove probabilmente è più economico. Qui stiamo costeggiando un lago veramente grande. Ci sono delle costruzioni particolari, sono palafitte. Ci sono un sacco di isole e adesso noi ci troviamo su un'isola. Sono 2 ponti. Adesso stiamo ritornando sulla terraferma. Davanti a noi ci sono dei camion, questo va lentissimo. Infatti abbiamo fatto una bella coda. Ragazzi, era dai giorni della Guinea forse che non vedevamo un camion così alto. Non è largo, è solo alto, ma è veramente alto, sembrano 2 uno sopra l'altro. Oh, un carico a tetto, che quello era un po' che non si vedeva, messo proprio sul tetto. Qui c'è una novità, c'è una stazione di pedaggio, ma qua dove passano i camion, perché lì non ci passiamo, c'è pure la pesa. Se ci fanno pagare a peso non è mai successo. Andiamo. Guardate quanti mototaxi ovunque. Bisogna notare che stanno in corrispondenza degli incroci. Sono gli unici punti dove puoi eventualmente andare dall'altra parte. Qui vige la regola del più forte e del clacson più forte. La strada scorre abbastanza bene, ma ti sorpassano da ovunque, sono centinaia di motorini, devi stare veramente attento. Lasciamo la strada principale. Vediamo se questa è un po' più tranquilla. Qua ci stiamo avvicinando alla capitale. Ci vogliamo fermare prima, anche perché quasi per caso siamo arrivati nei pressi di un posto dove probabilmente ci dovrebbero essere altri viaggiatori con cui siamo in contatto, che però in realtà non conosciamo. Quindi probabilmente ci fermeremo qua, così magari incontriamo qualche altro viaggiatore in un punto abbastanza importante del nostro viaggio, perché qua ci sono un po' di decisioni da prendere, ci sono un po' di difficoltà in più, quindi un confronto fa sempre bene. Stiamo andando proprio sulla spiaggia e naturalmente finisce anche l'asfalto. Ah, c'è anche un filo, credo che sia basso. Se è buono.
Ah, aiuto. Questa strada è praticamente sabbia. Non vi fatto la spiaggia? Sta sbarra è tutta piegata, tra l'altro. Merci! Merci beaucoup! Non lo so! Ho questo appuntamento al buio! Questi posti sempre strani! È tipo la pizza nel deserto! Eh sì! Qua nel cantiere l'hanno fatta! Solo camion! Beh, la strada non l'hanno spianata, sti camion! Qua ragazzi ci sono un sacco di baracche, ma ci sono un sacco di fili veramente bassi. Ci passano tanti camion, ma non è che sono tanto alti. Vedo alle Parisi. Forse abbiamo trovato dove si fermano i camion che prendono la sabbia. Qua c'è un altro punto di raccolta, evidentemente. Je vais? Se no si sta qua. In qualche modo si passerà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arriva il camion. Arriva il camion. Ma c'è. Adesso tocca a noi. No, arriva un altro camion! Speriamo si fermi! Dio, un altro, aiuto! Qua non si passa più! No, sì, non si passa più. Aiuto! Cioè, qua definitivamente manca un vigile che regola questo posto. Caro, qua ora tocca a noi. Qua non ci sono più i camion, però la strada è decisamente più stretta e in mezzo a una palude. Ma speriamo di non dover tornare indietro perché non ci passiamo, perché dopo tutta questa fatica ma 6 giorni per tornare indietro. Oh, sembra di stare sul trenino mela delle montagne russe. Ragazzi, ma qui c'è l'hotel Casa d'Italia. Ragazzi, questa era la nostra strada, ma non si può andare. Tra l'altro adesso non è neanche facile tornare indietro. Possiamo andare dove dobbiamo andare. Mannaggia. Un signore ci ha detto che c'è un'altra strada. Noi prendiamo sempre le strade secondarie. Questa era un po' troppo. E non ci si passava. Ci ha detto che c'è un'altra strada per arrivarci. Mo' ci proviamo. Anche perché non è che abbiamo altre alternative. Qua attorno sulla mappa ci sono dei punti, sono lì. Non so se si riesce ad aggirare la laguna in un altro modo. Non è ben chiaro se riusciremo ad arrivare. Assolutamente. Stiamo continuando a girare un po' tra le strade di questa zona periferica di Cotonou. Tutti i tombini che ci sono qui alla mia destra sono aperti. Se ci caschi dentro non la racconti proprio. Anche di là, vabbè, c'è il canale di scuola, ma quello si vede bene. Pieno di camion qua, puntano fuori da ovunque. Speriamo non ci tocchi dormire qua nel parcheggio dei camion. Perché? Dentro potrebbe anche essere, in effetti. Madonna, se cadi lì dentro come fai? Che eccola là. Abbiamo preso il legno. Ma veramente è un casino qua. Abbiamo trovato una strada che va in direzione della spiaggia, cioè la nostra direzione. E questa è pavimentata, quindi dai, abbiamo forse un po' più di chance. E comunque dobbiamo attraversare la laguna, stavolta non sul sentiero di sabbia.
Ragazzi, ce l'avevamo fatta. Dobbiamo ammettere che avevamo preso un taglio un po' hard. Cioè, la mia straccia era. Abbiamo preso un taglio veramente un po' da cantiere. Bello, ma impassabile, non Valentina. Adesso vediamo se troviamo il suo posto, va. Se non troviamo il posto ci parcheggiamo qua a fianco. Secondo me non diamo neanche tanto nell'occhio. Ci mimetizziamo con i camion. Cioè adesso è finita la strada. Finita la strada, cioè qua è tutto cantiere. Stanno facendo un sacco di lavoro, probabilmente anche per quello che si capisce un po'. Ma dovrebbe essere qua dietro. Paradise Island. Ah, ah. Dai, la spiaggia la vedo, dai, il mare. Dai. Dai che un posto lo troviamo. Sa cosa stanno costruendo qua? Il posto dovrebbe essere qua. Vedo dei furgoni che forse sono overland. Non lo so, vediamo. C'è anche una moto. Siamo arrivati. Ragazzi, siamo arrivati. In realtà non pensavo di trovare così tanta gente. Ci sono diversi van, motociclisti. Adesso proviamo a conoscere un po' di gente. Siamo gli unici italiani. Parlano francese e tedesco. È inglese, quindi dovremmo farcela in qualche modo. Buongiorno ragazzi, benvenuti a Cotonou, capitale del Benin, praticamente vicinissima alla frontiera con la Nigeria. Siamo qua in questa spiaggia dove ieri sera abbiamo incontrato, pensate, 23 altri viaggiatori. È stato molto bello, purtroppo era buio, non è che potevo filmare più di tanto, sono arrivati tardissimo. Questo posto è anche molto importante perché qui puoi ottenere alcuni dei visti necessari a proseguire il viaggio. Ma ieri sera non l'abbiamo vista la spiaggia perché siamo subito stati presi dalle chiacchiere, poi è calato il sole. Bellissima. Ci sono un po' di veicoli di tutti i tipi e qua ieri sera abbiamo chiacchierato in merito a quelli sono gli itinerari che ognuno di noi vuole prendere, i tempi, le direzioni e... Devo dire che qua il viaggio in Africa in realtà difficilmente si diversifica molto perché le strade che si possono percorrere sono realmente poche. Finché perlomeno non si arriva in Angola. Dopodiché in realtà le chance, le direzioni possono essere tantissime. Noi ci spostiamo, dobbiamo andare in città a prendere il visto per il Congo. Abbiamo già quello per la Repubblica Democratica del Congo. Molti dei ragazzi li troveremo qua perché più o meno tutti stanno facendo pratiche diverse per i visti. Molti quello per la Nigeria, che noi abbiamo fatto a Conakry. Qui è un po' più lungo tenerlo, però bene o male hanno risolto più o meno tutti. Luci, sei pronta per questo nuovo visto? Un nuovo visto. Che fatica sti visti. A livello di ambasciata potrebbe essere l'ultimo, forse il penultimo. Ci dovremmo quasi essere, vediamo. Andando verso Cotonou guidiamo particolarmente piano perché ieri sera dei ragazzi ci hanno detto che li ha fermati la polizia perché andavano troppo veloce, gli hanno sequestrato i documenti, devono aspettare giorno successivo per andare a ritirare pagando la multa e è una multa regolare hanno detto, però insomma un po' una scocciatura se ti sequestrano i documenti. Qui si brucia un po' di sterpaglia vista spazzatura. Dopo tanti chilometri di lungomare siamo entrati nella città passando dall'aeroporto e devo dire che ti appare davanti una città molto diversa da tutte quelle dove siamo passati finora. La siepe è tutta tagliata, non c'è una carta in terra, non ci sono i mercati che in mezzo alla strada. È proprio un altro pianeta rispetto a tutte le città che abbiamo attraversato dal Marocco fino a qua, insomma. Comunque qua il mezzo di trasporto preferito è il mototaxi, eh. Quasi tutti i motorini che siedono in giro sono mototaxi. Ok, l'ambasciata del Congo sembra essere localizzata in una zona un po' più simile a quelle dei centri delle città dove siamo stati finora. C'è il casino dei mercati e il casino anche dei motorini che si aggiunge. Però devo dire che il traffico scorre. Ma l'ambasciata dove dobbiamo andare è in una strada sterrata. E dov'è? Devo andare dritto? Sì. Anche qua però c'è la famosissima vendita dei letti su strada. Ok, la strada è bruttina, però l'ambasciata deve essere questa, che è bellina. Ha già capito.
Sì. Sì, ci fanno parcheggiare davanti. Fantastico. C'è la guardia. Sono già beccato per noi. Servizio ottimo anche il parcheggio. Bene ragazzi, abbiamo fatto tutti i documenti, signore gentilissimo, abbiamo la procedura super express, quindi ci dovrebbero dare il visto in giornata. E lui ci ha detto addirittura che possiamo lasciare parcheggiato qua il camion. Faremo così, chiama quando il visto è pronto. Nel frattempo magari facciamo due cose dentro, ci prepariamo anche il visto per il camion che va fatto online, poi magari facciamo un giro qua e aspettiamo sostanzialmente. Con un po' di difficoltà ho fatto l'applicazione per il visto del Camerun, visto di transito, perché il visto ufficiale che dura 30 giorni costa un sacco di soldi e cioè un sacco di documenti, potrebbe non servirci. Mo vediamo se rispondono. A detta di altri viaggiatori non è che funziona benissimo il suo sito, effettivamente non è proprio ottimo. Vediamo se rispondono. Oggi è venerdì, naturalmente noi veniamo a fare i visti alle ambasciate sempre di venerdì. Ah, questo è il signore simpaticissimo. Congolese, ci ha raccontato un sacco di cose, ci ha detto anche un punto di vista interessante sul fiume Congo a Brazzaville. Consolato onorario del Congo a Cotonou. Simpaticissimo il signore, veramente stradisponibile. Ha detto che è già in pensione, ma il console gli ha chiesto di continuare a lavorare perché è troppo bravo. E quindi è 3 anni che è in pensione, ma continua a lavorare qua. Poi dice anche che è 46 anni che vive qua in Benin. Ma devo dire che con discreto anticipo, cioè ho detto tra le 3 e le 5 del pomeriggio, in realtà è l'una, è arrivato il signore, ha detto che forse sono arrivati i passaporti. Spettacolare, veramente super rapido e tra l'altro ci hanno regalato un po' di giorni. Il visto durerebbe 30 giorni, ma in realtà ci hanno dato una data di scadenza, che va bene, ma a regola potremo entrare anche prima. Ogni visto è diverso, ha durate, data di partenza, data di fine, possibilità di entrare prima, ogni visto è diverso. Sostanzialmente qui abbiamo un po' di elastico prima, ma la data di scadenza è quella che avevamo scelto. Salutiamo il consolato del Congo, ci vedremo tra non molto. Bene, dobbiamo uscire qua dalla strada sabbiosa. Sono un po' difficili, devo prestare un po' di attenzione. Questo cavo è decisamente basso, ma è basso anche per un furgoncino, non solo per noi. Guarda, guarda, adesso sì, adesso sì. Merci, merci. Merci. Di qua va bene. Diciamo che la parte interna della città non è proprio così sistemata come il lungomare. Però ci sono anche i semafori con il contasecondi. Terminato il discorso con i visti, oggi ci fermeremo qua. Ne approfittiamo per fare un po' di spesa. Qua c'è un centro commerciale. Andiamo a vedere cosa vendono i supermercati del Benin. Questo supermercato è devastante. Sembra un Walmart, è enorme. Ragazzi, questo è il reparto aperitivi. C'è di tutto, dal pastis all'aperol. C'è anche la ricetta originale, il Palermo. Abbiamo anche diverse qualità di limoncello, Cioè ragazzi, il reparto alcolici e superalcolici è impressionante. Tutto questo scaffale è tutto cioccolato. Però con questo caldo mangiare il cioccolato non va bene. Uno scaffale praticamente pieno di Haribo. Abbiamo anche i prodotti biologici. Vi faccio un esempio. Questa marmellata bio di fragole costa 10 euro. Sono 360 grammi. Abbiamo anche questa lattina di olio extravergine d'oliva bio. Non so la provenienza, ma so che costa 20 euro. Eh sì. Passiamo a prodotti non biologici. Abbiamo questo kit di fajitas 8 con delle bustine dentro di prodotti chimici che dovrebbero assomigliare al sapore originale della fajita messicana. 12 euro. Le tende Barilla bio? 4 euro. Non so quanto costano in Italia le Barilla bio. Ma vi lascio 3 secondi per indovinare il prezzo di 120 grammi di salmone affumicato biologico. Costa 30 euro, le tartine sono care qua. Ok, avendo capito che con tutta probabilità questo è il supermercato delle persone che, diciamo, guadagnano abbastanza bene qui a Cotonou o probabilmente di tanti expat, va bene, questa forse non è proprio locale, insalata belga, 4 pezzi, 10 euro. Vabbè, non è locale, dai. Se volete farvi un tiramisù con il mascarpone Galbani qui in Benin a Cotonou, dovete spendere 12,50 euro per il mascarpone. 12,50 euro. Ragazzi, vi giuro che ci sono delle robe, dei prezzi che sembrano, alcuni sembrano ridicoli, veramente. Una confezione da 8 pezzi di yogurt Activia che compravo in Marocco a 1,50 euro, la stessa confezione, qua costa 15 euro. Cioè.
Lo yogurt, questo costa. Allora, noi stiamo comprando veramente pochissimo. C'è questo salamino, questo costa 2 euro. Cioè, gli diamo una chance. Con questo dice che ci mangi in 3 persone, la vedo dura. Però ragazzi, parliamo di 9 euro di gnocchi. Sono 390 grammi. Gli gnocchi non li compriamo. Però tra questi prezzi veramente assurdi puoi trovare l'offertona. Hanno scocciato 2 confezioni di caffè che dicono che stanno per scadere. E queste in realtà risultano essere una buona offerta. 4 euro più o meno per 40 cose di caffè. Non è male. Mia sorella Chiara va pazza per i Nutella Biscuit. Chiara, qua dovresti spendere 8 euro per comprare questa confezione. Non lo so, vedi un po' te. Costa abbastanza, mi sembra. Questa scatoletta di tonno costa 9 euro. Tonno in trance al naturale, bianco. È una bella quantità di euro. Diamo a Cesare quello che dice Cesare. Quello che costa meno è questo, quello senza marca del Mini Pre che vendono qua. Costa 3 euro. Questo è quello che costa meno, costa 3 euro. Comunque devo dire che con 9 euro ti puoi comprare i cannelloni in scatola della Panzani, eh? Che insomma, dai, prima o poi li proviamo. I caserecci della Rummo, 9 euro. Gli spaghetti numero 5, 500 grammi, classico, 3 euro della Rummo. In realtà la frutta e la verdura la compriamo qua fuori, proprio di fronte al mercato c'è questa bancarella che vende la frutta e la verdura a metà prezzo, quindi va meglio. Mentre ci siamo fermati qua un attimo in un negozio, guardate quella macchina, cioè voleva parcheggiare, ha infilato la ruota nel buco e adesso non so come faranno a tirarla fuori. Ci sono questi tombini che ogni tanto non hanno la copertura e quello ci è finito proprio dentro. Dei buchi che se ci caschi dentro, ma non chiamano neanche a casa proprio. Beh, siamo ritornati nella zona dell'area cantiere dove parcheggiano gli 8x8 che stanno costruendo la strada. Alla fine è stata una giornata lunga tra spesa, visti, abbiamo anche dovuto ritirare i soldi, non è stato così facile, però alla fine ci siamo riusciti. Adesso torniamo all'accampamento, vediamo se c'è qualcuno, altri ne abbiamo incontrati in giro. E in realtà ragazzi siamo da soli, non so se qualcuno tornerà o cosa. Non c'è più nessuno. Allora hanno finito tutte le loro pratiche e si sono spostati. Beh, direi che dopo una giornata abbastanza faticosa, non da sforzo fisico ma psicologico, nel traffico, tornare qua non è niente male. Sì, ci rilassiamo un attimo. Ma per festeggiare quello che forse era l'ultimo visto per cui siamo dovuti andare in un'ambasciata, abbiamo preso 2 birre. Non so per quale motivo siano arrivate diverse. Io ho la Beaufort, me l'ha data a me, e tu hai la Beninoise. Ma la Beninoise è locale, sei locale. È arrivato il nostro allocco, ragazzi. Le allocco. Questo, ragazzi, si mangia con le mani, però ustionante. Buon appetito, questo è il nostro aperitivo. Questo è platano, non è banana. Le ustionando, occhi. Occhi. Abbiamo speso ben 2 euro. Cioè non ci compravamo neanche un quarto di scatola di pasta Barilla al supermercato siamo andati oggi. Va bene, ci facciamo 2 passi e poi andiamo a casa. Ci prepariamo per la serata. Facciamo serata a cinema. Sulla playa. Bello. Credo che tra l'altro là tipo si siano insabbiati. Mi sa. Eh sì.